Buonasera a tutti amici di Termoli Online, siamo qui in diretta dal Volley e siamo in compagnia delle due medaglie d'oro di questa tappa molisana, Marta e Valentina. Allora, chiediamo a Valentina qual è stato il momento clou della finale in cui avete sentito che il match poteva diventare il vostro. La partita è stata molto combattuta, ci sono stati momenti in cui eravamo sempre lì col punteggio, prima andava su una squadra, poi andava sull'altra, però verso la fine del secondo set abbiamo iniziato a mettere su una fase break molto decisiva con tante difese, contrattacchi, e quindi penso che da quel momento abbiamo iniziato ad assaporare un po' il gusto della vittoria. E la decisività quindi del momento sportivo. Senti, Marta, questa tappa termolese, come vi siete trovate? Come vi ha accolto la città di Termoli? Allora, per me in realtà è stata la seconda volta qua, perché sono stata sempre per una tappa del campionato italiano nel 2010. Non la ricordavo molto bene, però è stata una sorpresa piacevolissima, il pubblico era super caloroso, ma anche da ieri, dalle prime fasi del torneo. Credo che il nostro spettacolo sia piaciuto. Assolutamente. E anche cosa consiglieresti a una giovane atleta che vuole incentivarsi per questo sport e per questa disciplina? Allora, diciamo che solitamente in Italia il passaggio al beach volley avviene a partire dalla pallavolo. Quello che mi sento di dire a una ragazza che magari è ancora indecisa o magari sta pensando se buttarsi sulla sabbia, di buttarsi, di buttarsi, di avere il coraggio di farlo e di avere fiducia, perché magari all'inizio può essere un po' difficile, ma poi le soddisfazioni arrivano. Valentina, l'ultima domanda. Allora, avete vinto medaglia d'oro alla tappa di Termoli, come immaginate il futuro di questo vostro campionato? Adesso faremo un'altra tappa sicuro, Caorle, le finali del campionato, e poi stiamo valutando di fare anche un'altra tappa, Catania, e quindi noi cercheremo di giocare al meglio, di fare la partita dei migliori, e poi vediamo cosa viene. Va bene, grazie ragazze, ancora complimenti. Grazie.